Ciao a tutti amici di Order of the Orb, sono qua con Matteo Paolucci per l'analisi della Top 8 della 49esima Chaos League Swedish Rules. Ciao Matteo. Ciao, ciao Daniele, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Dunque, oggi andiamo a vedere che cosa è successa in questa tappa online, andando ad analizzare le liste dei Top 8. E partiamo con l'ottavo classificato Marco Scheusa con questo fantastico Twiddlewolt. Vai, Paolucci. Sono contento, insomma, che questo mazzo che anche tu, diciamo da giocatore del deck, hai sempre considerato molto, molto competitivo, abbia fatto top. Io sinceramente mi è capitato di giocarci in un torneo in Svizzera, forse proprio questo, non ricordo, e poi l'ho ribeccato anche alla Ryder e devo dire che secondo me il mazzo è veramente fortissimo. È secondo me nettamente il combo più forte in old school, è abbastanza consistente e tra l'altro devo dire che il suo piano di, diciamo, trasformazionale, no? Di sideboard con le creature e le vise mi piace molto e la prima volta che me l'ha fatto ci ho proprio perso malissimo, ovviamente. Penso che probabilmente non sono convintissimo di Flying Man, perché Flying Man è una creatura un po' anemica, Sì. quindi se devi fare un piano trasformazionale vuoi delle creature che mordano un po' più forte, probabilmente una Pixie, qualcosa sulla falsariga di quello, però è un'ottima idea secondo me, perché è un classico mazzo in cui la gente non ti tiene spighe, non ti tiene roba contro le creature. E quindi tendenzialmente se tu, siccome comunque è un mazzo full spoiler, quindi è in grado di far partenze molto spinte a livello di mana, se gli fai quelle creature lì è abbastanza tosta, abbastanza duro da tenere. Ci sono alcune scelte sulle quali non mi pronuncio perché non sono un esperto dell'archetipo, però diciamo che ad esempio Mirror Universe o Boomerang, no? Possono essere carte un po' più così. Sì. Una carta che qui non vedo e che in questo mazzo non dovrebbe essere male, in teoria è Power Sink, Sì. perché Power Sink ti aiuta a fare un po' un bait, cioè comunque nel momento che l'altro tira una spell tu lo costringi a fare una counter o a tapparlo e quindi secondo me quella è una bella carta. Bellissimo. Come stesso discorso di Mana Short, però è un po' più versatile, quindi quella è una carta che considererei se dovessi montare io il mazzo. E un'altra carta che mi piace molto è Avoid Fate, che qui non Sì. c'è, che però è interessante perché comunque se non sbaglio Avoid Fate può salvare un permanente che controlli, no? Non soltanto una creatura, quindi Assolutamente. nel momento in cui ti tirano un disenchant sul Typhoid o su una libreria o su una miniera che è un pezzo chiave per te per chiudere, puoi rompergli, diciamo, puoi counterargli la spell con un mana e puoi andare avanti. Assolutamente sì. Bellissimo mazzo, può perdere se è molto aggredito, ma io ti dico, anche le ultime volte che ci ho giocato contro mi è sembrato veramente fortissimo. Mazzo fortissimo. A me il piano di trasformazione mi fa impazzire, bellissimo. Concordo con te che forse sceglierei delle bestie al posto dei Flying Man. Più incisive o quantomeno che non perdano una race contro una Mishra's Factory, per dire. Però, a parte questo, l'idea è bellissima e sicuramente di gente che la ammazzi perché sai da fuori tutte le risposte, tutte le removal per creature per contrastarla a combo e si trova spiazzata dalle creature, cioè di gente così in un torneo che non se l'aspetta ne ammazzi tantissima. Sì, Quindi, io bello. diciamo Erlam secondo me è veramente la migliore che puoi Sì, mettere. non va neanche sotto Reb. Sì. Esatto, infatti volevo dire questo, che sicuramente non considererei Suci perché Suci lo rompono con le stesse carte che ti mettono Bravissimo. per spingere la combo,
Le creature blu sono più deboli perché tendono a mettere dentro tutte le reb per fermarti la combo. Chiaramente Serendib è comunque una creatura forte. Però ecco, magari cercherei di pensare a creature verdi più aggressive. Pixie probabilmente è papabile, anche se chiaramente Pixie va a sbattere sui pezzi che fa l'altro. A me piace molto anche l'occhio malefico. Occhio malefico, quello nero, intendi? Sì, che vuole solo un mana vincolato nero, ma è un 3-6 ed è praticamente imbloccabile. È una sorta di True Name Nemesis, si può dire. Sì. E non lo tiri neanche giù perché avendo 6 in costituzione non è facile tirarlo giù, eh. Certo No, è comunque. che se ti fanno Spirit Link sopra non è bellissimo, però Spirit Link non è una carta così abusata. Non glieli sai mai. Cioè, tu quando giochi questo mazzo qui, come Marco giustamente faceva, prendi 15 carte dalla side, le butti tutte dentro e poi tiri fuori 15 carte. L'altro non saprà mai come sai dare Esatto, contro di te. Cioè, la esatto. prima volta che gli hai fatto il barbatrucco, probabilmente ci muore. Ok? Certo. E la volta dopo che fa? Sarà costretto a rispettare entrambe le cose. Eh sì. Quindi, inevitabilmente avrà un mazzo più brutto, perché se tu avrai tenuto la combo, oppure le sue spighe, le sue balance, eccetera, saranno carte brutte. Se lui non l'ha rispettata e tu hai tenuto le creature, lo inculi. Certo. Quindi in realtà è veramente, cioè qui in questo mazzo qui il piano trasformazionale è molto più forte che in altri casi, in altri mazzi, come magari avevamo visto, era capitato di vedere da alcuni, per esempio mi sembra che i ragazzi polacchi giocassero, c'era un ragazzo polacco che giocava dei deck con inside delle bestie, no? Sì. Non è esattamente la stessa cosa, secondo me, Vero. perché comunque da The Deck magari qualche creatura d'outside te l'aspetti, quindi generalmente un po' lo rispetti. Invece questo qui è proprio un combo all-in in cui tutti fanno un po' tunnel su quello che devono fermare, mettono dentro 200 disincantare, ecco che tu gli fai un Serendib Nerva ma li mandi a casa, quindi è proprio Esatto. figo. Bellissimo, bellissimo, infatti sì, fantastico. Sì, concordo praticamente con tutto quello che hai detto. E bene, bene, complimenti a Marco Sceusa. E andiamo a vedere invece il settimo classificato, che è questo mazzo di Giacomo Gennai, il buon Jack, che giocava questa mina qua. Disco Lions. Questo è un mazzo strano. Sì. Mi sembra che avevamo già commentato una volta un mazzo, credo fosse sempre suo, con dei dischi. Mi sembra ci fossero delle clay statue al Esatto, tempo. esatto. Qui non ci sono più, quindi sarei curioso di chiedergli come, cioè come ha trovato i dischi, come li ha, perché ha pensato di voler mettere dei dischi in un mazzo che non ha apparenti sinergie, no? Perché Certo. comunque lui ha tutta la gioielleria del mondo, ma gioca 4 Mox su 5 comunque. Quindi non ha un, diciamo, non prende un grossissimo vantaggio, no? Dal fare Assolutamente. i dischi. Ha due labirinti inside, cosa assolutamente ragionevole, perché con disco chiaramente lavorano bene, però poi non ha creature che rigenerano, non ha cose di questo tipo. Per cui non lo so. Sarei curioso Sì. di saperlo. Per il resto Io è ti una dico, base outer, no? Quindi un sì. mazzo che può giocarsela un po' con tutto, no? Sì. Counter e disenchante e leoni. Secondo Un me, mix da quel che ho un capito po'. io da Jack, quello che dà vantaggio in questo mazzo è il fatto diciamo, l'effetto sorpresa, cioè l'avversario non sa o non si aspetta che tu giochi dischi e tu invece li hai. Quindi tu giochi attorno al tuo stesso disco, ovviamente non calerai disco se sei in vantaggio, se hai tanti pezzi giù. E invece se è l'avversario essere in vantaggio, tu giochi per trarre un grosso vantaggio dall'attivazione del disco per poi dopo calare i tuoi pezzi e quindi prendere vantaggio, diciamo. Quindi è quello, diciamo, il vantaggio dell'inserire disco in un mazzo dove uno non se lo aspetta fondamentalmente. Allora, Disco di Neminira è una carta veramente fortissima, nel senso che poi non è vero che tutte le volte che uno lo fa, l'altro ha un disincantare in mano, e se non accade, cioè quando non ce l'ha, la partita va un po' in salita per l'avversario, perché tu giustamente puoi decidere il flusso.
Poi aspetta, perché possono succedere tante cose. Se tu non Certo. vuoi giocare dentro disco, magari ti tieni carte in mano e io posso accumulare una giocata con un mind twist in cui ti smonto la mano, no? Certo. Cioè, io forzo le tue giocate e delle volte ti inculo alla fine. Quindi, Certo. disco è proprio una carta forte in sé, Certo. secondo me. Chiaramente, più tu lo usi con delle sinergie nel mazzo, quindi c'ha dei pezzi che non muoiono, che si chiama Guardian Beast, un troll che rigenera, eccetera, più diventa centrale nella strategia, no? Certo. Qui quella tipo di sinergia non c'è, rimane la forza della carta in sé, singola. Esatto, esattamente questo. Tra l'altro, ne approfitto che stiamo facendo un'analisi di questo mazzo dove ci sono i dischi per dire una cosa che io non sapevo e l'ho imparata solo di recente, grazie anche, diciamo, al pre-modern. Apriamo una piccola parentesi. Io ero sempre stato convinto del fatto che disco andasse sacrificato attivandolo, cosa che invece non è vero, cioè disco viene attivato e per effetto della risoluzione dell'abilità viene distrutto. Distrugge Quindi, tutto e anche se stesso, sì. esatto, quindi tu puoi attivare per esempio disco e salvartelo con un boomerang per poi Sì. rigiocarlo. E questa io era una cosa che non sapevo. Altra cosa. Per esempio, tu potresti attivare disco e se hai bisogno di recuperare dei punti vita te lo potresti spaccare con Divine Offering e comunque l'abilità di disco risolverebbe comunque e tu guadagneresti 4 punti vita, per esempio. Sì, in pre-modern lo giocano con Chain of Vapor, no? Di solito, di Esattamente, mano blu, sì. esattamente. Sì. A me mi è capitato di subire questa giocata in X-Point, quindi disco rimbalzato con Boomerang, e lì ho imparato che è una cosa che poteva essere fatta. Non si finisce mai di Esatto. imparare, insomma. Comunque questo qui è un mazzo, ripeto, con la base È bianco-blu, un due Lions. leoni, Sì, è un Lions. poi il resto è più spicy del solito, però funziona bene. Credo che questo migliori, se si può, ancora di più il matchup contro robots, che già comunque di solito non è male, ma Certo. avendo anche quattro dischi, insomma, Sì. disco contro robot ha il grande vantaggio di pulire tutto, no? Quindi gli toglie Certo. tutti i pezzi, anche quelli che lui ha copiato con i copy art, fa quindi una carta molto impattante, no? Assolutamente sì. Tra l'altro, come dire, già i mazzi a base bianca stanno bene contro robot perché sai, Spig e Disenchant e di solito buttano dentro anche Divine Offering, quindi questo mazzo contro robot non dico che è Sì, molto imbattibile, ma quasi, insomma. siderà sicuramente i Divine Offering, lo Sì. Shiva, anche Shiva è un'altra Ma carta forse molto anche i mezzo forte, fit, ti dirò, anche i mezzo, però. mezzo hit, quindi insomma Sì. tutta roba abbastanza potente. Sì, Probabilmente però. togli i leoni, che insomma. Bravissimo, volevo dire io, sì, diventa proprio un controllone che diventa praticamente impossibile da sfondare per robot, diciamo. Bel mazzo. Complimenti, complimenti a Jack, sempre anche un ottimo giocatore, tra l'altro. Andiamo adesso ad analizzare il mazzo del sesto classificato che è questa meraviglia di Thomas Bale. Vai, Teo. Non saprei da che parte iniziare, nel senso che è un mazzo veramente poco visto. Verdura Enchantress, chiaramente una delle carte più iconiche di Magic. Io non ho mai giocato contro un mazzo del genere, quindi vado, diciamo, un po' a sentimento Nell'analisi. nell'analisi. In realtà può sembrare un mazzo un po', come dire, un mischione, ma secondo me non lo è, perché ci sono tantissime sinergie, no? Certo. Al di là del fast bond con la possibilità di riprendere vite con il cuore tenebroso nel bosco, ci sono anche delle carte che fanno un grosso vantaggio come Mott, no? Che spesso non è una carta che uno si aspetta di trovare al primo turno, quindi tu giochi un mazzo robot a base blu-rosso, uno ti fa Mott, sei morto, fondamentalmente. Quindi Banalmente. secondo me ha dei matchup che in realtà strappa grazie a carte un po' strane. Cuore tenebroso nel bosco contro un mazzo 12 botti è veramente
fastidioso, e nel caso in cui l'altro non sia particolarmente aggressivo, è una combinazione molto forte con Fastmon e con Libria, con Silva Library, perché Certo. tu puoi creare tantissime carte recuperando le vite. Il resto chiaramente ha tutte le power card, quindi ha chiaramente la combo di Lentax con eventi di cambiamento, quindi è in grado di pescare molte carte, e poi diciamo da lì vince come un contro, cioè per un vantaggio assoluto. Sì. Chiaramente ha anche i sogni del mondo sotterraneo, che Bellissimi. nelle partite più lente fanno parecchio la differenza, Ma e quindi è tutt'altro che un po' in realtà banale. lui può giocare anche come un combo, perché a parte che Sì. pesca e si trova la roba, ma una volta che mette Dreams, avendo i girelli e tutto, cioè, Eh poi sì. può scombar tranquillamente. Sì, assolutamente. No, no, ma infatti il mazzo secondo me è molto più pericoloso di quello che sembra. Assolutamente. E la Tide è un'opera magnifica, nel senso che ci sono delle carte fantastiche come Forza della Natura, che in realtà, ridendo e scherzando, se uno ti ha tolto tutte le removal, basta questo, nel senso che 8 su tanti non è una carta che va sotto le scariche, quindi molto molto più forte di quello che sembra. Ci sono carte come Armageddon e Tsunami, che chiaramente contro i controlli possono fare disastri, anche lo Totali. stesso flusso, Sì. molto molto forte, quindi diciamo tutta una serie di 1x che lo vanno ad aiutare in matchup diversi. A White Fate, che è la carta di cui parlavo prima, a me piace molto in questi mazzi che magari si espongono un po' a delle removal, a degli disenchant. Già. Mazzo bellissimo. Ha il Mind Twist Inside, che è un po' strano, nel senso che diciamo in un torneo così open in Swedish non so tantissimi i mazzi contro cui sideresti fuori Mind Twist. Penso a Mono Verde sicuramente, ma pochi altri. Secondo me è più dettato dal fatto che questo mazzo vuol pescare tanto, far girello, quindi diciamo che far Mind Twist e poi far girello lascia un po' il tempo che trova. Però lui secondo me l'ha messo inside perché comunque contro controllo è comunque una carta forte che magari la vuoi anche solo fare, anche solo per togliere un counter o cercare di proteggere una bomba. Quindi per me è lì principalmente perché lui la vuole contro controllo, mi sbaglierò. Ci può stare. Diciamo che dalla mia esperienza c'è una grossa differenza tra la teoria e la pratica. Sì, è vero. La realtà è che quando tu apri delle mani in cui generi 4-5 mana di primo e secondo turno, la carta è difficilmente battibile, perché Vero. è vero che tu hai i girelli, ma non è che sei costretto a tirarli. E se io ti scarto le terre o ti scarto il mana, la partita è praticamente finita. Cioè, Sì. quindi dico, ma nei mazzi full power è difficile tenere in panchina Mind Twist, per come la vedo io. Balance è già una carta un po' diversa, perché se tu hai tantissimi, cioè fai tanti pezzi, è chiaramente più scarsa mediamente, per Vero. quanto è una carta che ti dà la possibilità di recuperare se l'hai subito tu un Mind Twist, o se c'è una situazione in cui sei andato in grosso svantaggio. Assolutamente, concordo. Però ecco, il mazzo non ho, diciamo, commenti più specifici, perché è un archetipo che non conosco, non ho giocato e non ci ho avuto neanche piacere di giocarci contro, però lo stesso vale per me, chiaramente. Però no, è bella questa cosa, che in realtà sembra un mazzo penta, no? Sì. Però lui può giocare una carta come Tsunami, perché in realtà c'è tipo un'isola nel mazzo, no? Quindi è interessante sta cosa, Ma cioè puoi giocare delle carte che puniscono, blu. esatto, delle mana base, anche se tu di fatto i colori ce l'hai tutti. E secondo me comunque la cosa più importante è che sto mazzo vince a mani basse a livello estetico. Bellissimo, sì, Cioè, molto. praticamente lui ha vinto il torneo, esteticamente parlando. Sì, è molto bello.
Va bene, complimenti a Thomas. Passiamo al quinto classificato, che sono io col mio solito The Deck, quindi qui parleremo 5 secondi, giusto per dire il solito The Deck. Ah, qui devi parlare tu. No, beh, non dico nulla perché in Swedish io non ho più niente da dire, cioè io ho trovato la mia lista e niente, non. Da qui io faccio veramente fatica a fare delle modifiche, cioè nel senso la modificherei solo se conoscessi perfettamente un meta dove vado a giocare, quindi io so che vado a giocare in un metagame dove non mi servono gli abissi e li posso togliere, ma diciamo che se giochi un torneo blind io con questa lista mi trovo benissimo, quindi non ho più niente da dire, questo è quanto, la lista è questa per me. Per il mio modo di giocare, insomma, per il mio playstyle, mettiamola così. Quindi, togliendo tempo al bruttissimo The Deck e invece dando più tempo, più spazio agli altri mazzi, passiamo ora al quarto classificato, che è Andrea Pironi con Bep Attack. Questo mazzo, diciamo, un evergreen, anche se in realtà, secondo me, Andrea ha sperimentato delle cose che non dico che sia la prima volta che le vedo, perché se non mi sbaglio, per esempio, gli abissi ce li aveva anche Gregori, no? Perché allora. In realtà, questo mazzo che ha il nero non è propriamente un map attack, Sì, è no? vero. È un po' un quello che chiamavano BB-8, no? Quindi un robot più aggressivo Sì, coi che ha sensi. magari delle psioniche, i fulmini, ha gli 8 robot, che in questo caso lui ha splittato e gioca anche dei 3-1, Le statue, dei clay statue. Ma ha il nero. Ora, il nero generalmente ti dà main deck le due power, le carte nere, no? Quindi Mind Twister e Tutore, e ti permette comunque di giocare le lune inside, perché fondamentalmente non ti dicono granché. La versione che giocava Valerio aveva infatti un paio di abissi inside, infatti li ha anche lui addirittura ne ha messi tre. Ci può stare, anche se io penso che dai mazzi che tu punisci con abisso non dovresti stare male. Sì, anche perché è una buona componente di botti e creature, comunque sia. E io, a me, per esempio, piace più giocare una carta tipo Terremoto, che è più versatile, più sinergica col piano aggressivo del mazzo, e puoi, diciamo, riciclartela anche in altri matchup se vuoi più spinta, quindi anche magari contro certi controlli, eccetera. Mentre Abisso è un po' una carta forte contro i mazzi pieni di creature a base verde, forse, che però Non secondo me non soffri dovresti di soffrire più di tanto, è vero. quindi Sì, un mazzo, diciamo, abbastanza classico. banalmente i mazzi a base verde, un Triskelion copiato, fa il game, diciamo. Non sono un fan sfegatato delle quattro lune. È vero che ci sono alcuni mazzi giocati pochissimo, devo dire, in Italia, che vengono puniti molto da luna, che sono i mazzi tipo praticamente rosso-blu, bianchi con lo splash di nero tutto insieme, che hanno praticamente zero basiche, che giocano tanto, tanto gli americani, ma che in realtà noi. In Italia si rispetta molto di più Luna, quindi ad esempio a me Luna è una carta che contro il The Deck, tipo la tua lista, non è una carta incredibile, in alcuni match può dar fastidio, ma non è un hard lock, no? Anche perché Luna spegne una combinazione di minacce che è secondo me quella più forte che sto mazzo ha contro The Deck, che è quando ti tappi io ti copio le Mishra. E ti faccio 100.000 Mishra e quella contro The Deck è una rottura di coglioni. Cioè, Vero. non so se puoi confermare, ma Te lo se io faccio Luna, confermo.
tengo le mie mitra, non le posso più copiare. Certo. Se tu fondamentalmente hai pescato un mox e una terra base, che tu le hai, Sì. giochi lo stesso, no? E io magari in quei turni in cui ti avrei potuto aggredire, ti aggredisco meno. Quindi mi piace, ma fino a un certo punto. Giusto, sì, sono, Non ne giocherei diciamo, 4, questo volevo dire, non ne giocherei 4. sono d'accordo, sono abbastanza d'accordo, ti dirò. E sì, stavo guardando dopo il resto del side e sono tutte cose abbastanza reb, shatter, cose abbastanza regolari che insomma abbiamo, si sono già viste, non ci sono diciamo ecco, touch particolari. 4-1, sì, il 4-1 lo ribadisco, secondo me non è male Sì, carino. perché ti aiuta ad avere una carta e tu metti contro i Lauter, Sì. cioè mazzi che ti possono fare fossato, non hanno le reb e giocano serra e questa Bravo. carta punta tutti e tre i punti perché vola. Esatto. Perché lui non ha le reb e trada con serra. Quindi Fantastico, infatti. in realtà è buono. È molto Manca il buono. capitano. Qui manca un po', manca il capitano, secondo me. Uno Shivan Dragon, secondo Lo me, Shivan, è sempre lo Shivan. è molto forte, sì. Sì. Comunque sì, la squadriglia fantasma è una bella tech che giocò per primo. Io per primo lo vidi da Jesiod. Bella, bella Sì, è carta, molto forte. una bella carta, sì. Molto, molto, molto bella. È bello perché ci sono delle creature che anni fa non venivano minimamente, ma neanche prese in considerazione, tipo questa, e invece piano piano, adattandosi al metagame, hanno trovato spazio anche carte che erano sottovalutate, diciamo. Sì, Questa è una cosa decisamente. molto, molto bella. Ok, andrei a vedere adesso il terzo classificato, altro semifinalista, che è Roberto Manzini con questa lista di rag. E Beh, qui questa siamo nel tuo campo, Matteo, nota, sì, mazzo molto forte, secondo me. eh? Sì. Ah, diciamo rispetto agli altri che abbiamo visto, tra i mazzi aggressivi, la sfortuna di non poter giocare Luna ed è uno anche dei motivi per cui lui ha tre Suci inside, perché Suci non è una carta, ricordiamolo, per tentare di fregare Abisso, perché non accadrà, nel senso che chi gioca dei deck non muore dalle creature a costo 4, generalmente neanche e soprattutto non da quelle disincantabili. Certo. Ma è un'ottima carta contro i mazzi che ti fanno Luna, quindi contro blu-rosso, che magari è un mazzo che ha gli Ifrit e gli Orchi e ti fa Luna, e tu gli fai in 4-4, una rottura di scatole, anche perché il tuo mazzo main deck non ha praticamente nessun target a parte le Mishra, quindi verosimilmente gli altri leveranno un po' di effetti che fanno Shatter, no? E Certo. quindi non è malaccio, non è malaccio. Il resto della side mi sembra abbastanza standard. Sì. Chiaro che rispetta molto Luna con tre Beb, Certo. quindi ci sta assolutamente, assolutamente tutto. Nient'altro da dire, direi che la lista è assolutamente stock. Una Mi creatura ricorda un che non si po'. vedeva fino a un po' di tempo fa e non si vedeva tanto, invece adesso si vede in tante liste che a me piace tantissimo, è lo Scavenger. Ah, beh, Scavenger è una carta pazzesca perché se ci pensi spesso al posto con lo Scavenger tu vedevi uno Scrib, no? Sì. Fondamentalmente è una carta che non fa praticamente niente. Cioè, Certo. non, a meno che tu non stai in una situazione in cui l'altro ti fa fossato, ma cioè, nel 99% dei casi Scavenger è una carta molto più forte di Scrib perché il potersi saccare per spaccare un artefatto è estremamente rilevante in old school. Assolutamente. Quindi Tra tu giochi una l'altro, carta che è una specie di carta spell, no? sì, perché oltre al fatto che tiene a bada le Mishra, ed è quella la cosa principale, ma anche il fatto di poter saccare in risposta e mangiare un artefatto, un Mox,
Quindi è una sorta anche di stifle su abisso, diciamo, perché tu se hai una creatura, se hai un Serendib e l'altro ti fa, diciamo che se c'è un abisso, tu puoi fare per esempio un Serendib e uno Scavenger e saccare lo Scavenger su abisso. Sono delle situazioni un po' limite, però può capitare. Certo, Cioè tu bersagli lo Scavenger con abisso e in capisco risposta perché. lo sacchi in upkeep, ecco, mettiamola così. Perché Certo, perché abisso targhetta, targetta, quindi sì, quindi è puoi rispondere. una giocata Sì, certo. assolutamente fortissima. Lui qui decide di non giocare palla di fuoco main deck, ma di giocare palla di fuoco inside. 4-12, 15-16, 20 car, 20 ter, 21, 22, 24, 25, 26 fonti, 27 con loto, quindi tante, per, diciamo, per essere un rogue Magro. ne ha parecchie. E io, Anche diciamo, è una carta che tendo a giocare main deck, però è una scelta, ci può stare. perché qui la Mishra non è prettamente una terra, diciamo, è più da considerarsi una creatura. E Certo. No, no, quindi ma il resto comunque la lista è standard, ecco, non ho altro da dire. andiamo ora a vedere il secondo classificato, che è Miguel Diaz con The Deck. Quindi un altro mazzo che skipperemo molto velocemente. E Miguel gioca un mazzo in realtà molto simile, perché stavo guardando anche lui agli abissi, sembra che ne abbia tre. E diciamo che la lista è mo... lui gioca l'unica cosa, lui gioca le Felguar. Ecco, quello sì. Sì, in realtà io ricordavo che lui giocasse anche la main deck una torre d'avorio come Dominguez, però qui non c'è, probabilmente sta provando anche senza. Sì. A me non dispiace la Torre d'Avorio in the deck, sinceramente, main deck, perché diciamo uno dei mazzi da cui perdi G1 è botti. Generalmente guadagnare le vite non è male. È vero che è una carta morta, magari nel mirror, però anche lì, comunque, a me non dispiace come carta. Sì, diciamo che è molto volte situazionale, cioè comunque per far torre devi essere in vantaggio carte, cioè ci deve essere una determinata situazione, però in 1 per anche main deck, se ci si aspetta un metagame molto aggro, ci sta. Io stesso in altri format di old school non Swedish comunque la gioco di main, quindi no, è una carta che in 1 per ci può stare tranquillamente anche di main, secondo me. Va bene. E vabbè, poi di side più o meno siamo regolari, c'è il Dust to Dust, però direi che il mazzo bene o male è sempre quello. E andiamo a fare i complimenti al vincitore, primo classificato, Andrea Leon Morrone, con la lista che riconoscerete perché è sempre uguale alla mia. Stessa foto, stessa lista. E quindi Morrone vince in finale il Mirror Match di The Deck con delle partite veramente pazzesche. Se avete l'opportunità, guardatevele sul canale, perché hanno giocato veramente dei mirror veramente giocati molto bene, delle partite molto belle. E bene, direi che ci ritroviamo su Discord per i saluti finali, Matteo. Eccoci di nuovo qua su Discord. Bene, bene, quindi abbiamo visto tre, ovviamente, The Deck, di cui due in finale. Però a parte questo, a parte i tre The Deck, una bella varietà, perché comunque c'era Rug, c'era Bep Attack, c'era un mazzo Enchantress. Quindi, nonostante le Mishra, lo Swedish e tutto, però qualche mazzo interessante l'abbiamo visto, direi. Un combo, anche tu e Del Volt. Assolutamente, assolutamente. Poi, diciamo, The Deck è anche un mazzo che va giocato bene, nel senso che comunque chi l'aveva portato sicuramente ha giocato molto e quindi
Quello è un aspetto anche molto, molto importante, però è abbastanza assodato, diciamo, che lo Swedish è un formato in cui c'è un po' una prevalenza di un mazzo sugli altri, ma lo vediamo anche da tornei più grandi, non vince sempre lo stesso mazzo, diciamo. Certo. È il mazzo più prevalente, diciamo, è quello che vince di più, ma ci stanno anche altri mazzi. Assolutamente sì, concordo. Bene, Matteo, io ti ringrazio per questa Jack Analysis, sempre preparatissimo e gentilissimo, come sempre. E a questo punto saluto tutti coloro che ci seguono, che ci fanno i complimenti, che ci richiedono le Jack Analysis e ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao! Ciao.